a Fiumicino Aeroporto. Alle ore 18 e 22, Trenitalia vi augura buon viaggio. Dove stiamo andando? Stiamo andando all'aeroporto di Fiumicino. A fare? A fare? Prendere un aereo. Un aereo? Un aereo? Ah, vabbè. Pensavo andassimo a comprare dei cosmetici di là dal gate. Ho bisogno di truccarmi. Qualora non dovessimo andare. Tutti i miei figli che gli ho venuto. Quelli che poi avrei fatto un seguito. Quella che vedete è la fila per entrare semplicemente nell'aeroporto. Gate 5, volo per la Cina. Come vedete, mancano 4 ore. Secondo me lo perdiamo. Ma stai scherzando? Solita fortuna. Beh, c'è da dire. Abbiamo che chiesto anche in inglese cosa speranza fosse. Speranza di socializzare. Finalmente riusciamo a entrare. Okay. Sì, abbiamo avuto tipo 10 minuti. Poco. Ho visto tipo la vita passare qui davanti. Cioè ero tipo quasi intenzionato a fare il volo lo stesso, poi arrivare in Australia e farmi mandare indietro, no, almeno ho pagato il volo. Sembra, per tuo caso, che nome e cognome siano stati invertiti sul visto e quindi il mio nome era Benny e il cognome Matteo e il tizio ha detto, beh è strano perché invertendo i nomi mi dà l'ok, mentre il nome e cognome invertendoli dà l'ok, invece tenendoli come ce li hai, no, quindi forse li ha invertiti durante la richiesta del visto. Ma io vado lì appunto per imparare l'inglese, non è che lo so prima. E quindi hanno telefonato a Canberra, al governo australiano, per farlo invertire. Cioè, nel caso non avessero potuto, non sarebbe partiti, ma a parte così. Dovrei rifare la faccia. Perché sta per avere un attacco di panico. Mi dovrei proprio rifare la faccia. Sei carica? Non potete capire l'ansia. No, beh, ma abbiamo solo rischiato di non partire, tranquillo. È stata una giornata assurda. Voglio arrivare. No, ma dai, Beth, tranquillo, adesso arriviamo. Un cazzo. Poi è bello che questo si gira e mi dice, calma, calma. Scusate, devo andare a controllare se potevo lasciarvi andare o no, perché non vi danno l'ok dall'Australia. Calma. L'hanno chiamato Canberra, dai, tranquillo. E lui, calma. Sì, calma. Questo è solo l'inizio, siamo partiti poi da due ore. Ed è bianco e quasi sviene in mezzo all'aeroporto. Ho un pochino, ero un pochino emaciato. Beh, siamo partiti da due ore. L'Australia ci attende. Stay tuned. Siamo esattamente a Taiwan. Ciao. Siamo arrivati, siamo vivi. Sei fuori fuoco, non capisco perché. Ole, top! Ora di cinema di questo comunque. Siamo arrivati, siamo vivi e devo dire che questo aeroporto si è rivelato molto più semplice dell'aeroporto di Roma e sto dicendo tutto. Oh, you are testing. Yeah. You're serious about it. Yeah. That's how I look how serious you are. E niente, adesso andiamo a riprendere la nostra amica Sara che ci ha aiutato a arrivare in italiano, sì. Sì. Grazie. E andiamo a riprendere. Abbiamo fatto già amicizia in inglese, esatto. Avete visto, ce la siamo cavata da Dio. Bellissimo. Abbiamo capito un cazzo. Dicevo che stiamo andando
al nostro gate e tra pochi minuti partiamo. L'unica cosa che non so neanche più se è giorno, se è notte. Sì, abbiamo avuto un po' di... Quante ore, poi in aereo ci danno da mangiare come dei polli. Ah, guarda, la nostra amica Sarda è lì. Ciao! Ciao! Arriviamo domattina alle 11, temperatura prevista 21-22 gradi. Va bene. Penso che sia estate. Però c'è l'albero di Natale. Maniche corte. Non ci hanno trattenuto. È andato tutto bene. Siamo finalmente giunti. Wow. Che bombo, qualcosa tipo merda. Ho mal di gola porco, nel senso che i cinesi tenevano l'aria condizionata sparata a manetta, anche se qua ci sono 23 gradi, loro la tenevano a 7. Quindi ho preso mal di gola, raffreddore di ogni. Ecco, sì, ecco, c'è stato un altro errore, cioè non è un errore, è il quartiere a luci rosse, tipo, nel senso che ogni 3x2 veniamo abbordati per richieste scambiste o altri, ma comunque no, in realtà il quartiere a luci rosse, cioè è simpatico, alternativo. Benissimo. Buono, basta luego. Più o meno le 8 di sera, ma siamo arrivati che erano le 11. Più o meno. Dovevamo dormire un'ora e poi uscire per riuscire a ridicare il fuso, ma abbiamo detto che dormiamo mezz'ora e ci siamo svegliati alle 7 e quindi adesso siamo sveglissimi e allora abbiamo deciso di fare una gita notturna di primo tipo alla città di Sydney. Ho la disperata ricerca di un accendino perché all'aeroporto ce l'hanno fregato. L'hanno fatto brillare. E niente, questo è la fine del nostro capitolo 2. Ciao!